Buongiorno, io oggi volevo fare un po' il focus sul gruppo ConChip e il nuovo approccio che abbiamo iniziato ormai da più di un anno con il cambio di vertice del gruppo, quindi con due co-direttori esecutivi del gruppo ConChip. Alfredo Scalisi, che si occupa della parte che chiamiamo mare, quindi di terminali container, e io come responsabile della parte terra, quindi tutta la logistica intermodale. Questo viene un approccio un po' più ampio che solo cambiare il management. L'obiettivo è cambiare l'approccio e portare ConChip in mondo del 2022 ormai, dove le difficoltà di trovare talenti sia internamente che esternamente, perché tanti talenti sono anche dentro, ma spesso le aziende non lo sanno, quindi abbiamo intrapreso un percorso di scoperta dei talenti e ne abbiamo tanti dentro, ma anche di tenere i talenti in azienda perché c'è tanta richiesta sul mercato. Il mercato, nonostante il fatto quel che leggiamo, no? Difficile, non si trova lavoro. Noi come azienda facciamo tante fatica a trovare lavoratori. Quindi un metodo e un approccio per fare questo è rendere il lavoro piacevole e per tutti. Quindi focalizziamo un po' su un aspetto dove ognuno ha un percorso, deve avere un approccio imprenditoriale, sia professionale che personale. Quindi dentro l'azienda, dentro ConChip e tutte le aziende del gruppo ConChip, ognuno ha la libertà di portare lo suo spirito, diciamo, di imprenditore. E noi mettiamo a disposizione gli strumenti per lo sviluppo. Quindi per fare questo non è facile, e ci vuole tanta voglia di portare questo, perché ci confrontiamo a un po' di muri, no? Psicologici, vecchio stampo, gente che non ci crede, però dall'altro lato vediamo che chi ci crede, chi lo vuole fare, si trova in un'azienda che offre uno sviluppo molto interessante e soprattutto rimaniamo sempre su questo piacere di lavorare insieme. Quindi noi siamo un'azienda ormai che è storica, perché ConChip è stato uno dei primi gruppi in Italia a fare intermodali e terminali, anzi eravamo anche una compagnia marittima inizialmente, però stiamo passando da un'epoca a un'altra epoca. Quindi la prima epoca non era sbagliata, era un'altra epoca. Quella lì la dobbiamo inventare noi adesso. E ci stiamo muovendo in questa direzione. Uno dei strumenti importanti per noi è il digitale. E il digitale non è semplicemente la tecnologia e la mentalità. La mentalità del digitale cambia il paradigma, cioè chi gestisce l'azienda, come me, come Alfredo, come tutti i nostri manager, che non sono giovani, diciamo, perché abbiamo l'età che abbiamo, quindi siamo sopra i 40, diciamo, non dobbiamo più insegnare ai giovani, ma dobbiamo imparare da loro. E questo è un paradigma molto forte, perché siamo stati noi stessi, come dire, allineati, formatati, non so se si dice così in italiano, da imparare dai più anziani, dai capi. Ormai dobbiamo fare il contrario. Quindi dobbiamo dare la parola più possibile ai giovani, dobbiamo imparare da loro e poi li dobbiamo guidare nella loro strada, perché stiamo creando il loro futuro, non il nostro. E questa è la difficoltà su cui ci stiamo confrontando, ma non è una difficoltà, è un piacere, una sfida che è molto interessante. E allora, per fare questo, noi stiamo creando un mondo digitale che, come dicevo, mettiamo a disposizione gli strumenti per i giovani, giovani e meno giovani, perché anche tutti gli altri devono entrare in questo mondo. E abbiamo creato un'azienda che si chiama Drive My Box. Questa azienda è la prima piattaforma digitale in Italia,
di trasporto dei container su gomma, su strada. Questo è un settore molto, molto indietro, è spesso visto come l'ultimo anello della catena, quindi gli autotrasportatori sono quelli che devono risolvere tutti i ritardi accumulati durante il trasporto internazionale dei container e spesso non sono neanche remunerati per questo lavoro. Si vede ormai adesso, no? Tutti lo sanno, non ci sono più gli autisti. La pandemia ha aiutato un po' in questo senso, ma adesso per trovare autisti sul mercato è molto difficile perché la gente non ci vuole andare. Noi crediamo che andando sul digitale potremmo anche riportare giovani non solo a affrontare il mondo digitale, ma affrontare il mondo dell'autotrasporto dei container supportato dal digitale, togliendo vincoli burocratici che stanno rallentando anche il lavoro, portando tutta la parte diciamo di gestione su un'app, quindi ci adattiamo al mondo di oggi e soprattutto pagando correttamente le persone, quindi in modo che un giovane che vuole entrare in questo settore possa vivere correttamente, non diventerà milionario, però avrà i soldi per gestire il suo business, supportare la sua famiglia, e essere, come dicevo prima, felice nel suo lavoro. Quindi questa piattaforma non è un progetto, esiste, è operativa da l'8 febbraio, quindi siamo proprio lì. Abbiamo iniziato a fare i primi viaggi, funziona, è molto interessante. Ma di nuovo è una piattaforma che nasce non in Italia, nasce in Germania 3 anni fa. Quindi abbiamo alle spalle 3 anni di esperienza dove abbiamo imparato anche degli errori dei nostri colleghi tedeschi. Abbiamo adattato la piattaforma al business italiano che è molto specifico e crediamo di avere adesso uno strumento che ci permette noi come Concip di essere nel mondo digitale, ci permette noi come Concip di portare giovani a insegnarci cosa vuol dire il mondo digitale per loro e ci porta noi come Concip anche a entrare in un segmento del mercato del trasporto container con un metodo innovativo. Quindi questo per noi diciamo che se funziona, e speriamo che funzionerà, però ci mettiamo tutta la voglia, la buona volontà e anche un po' di soldi dentro, pensiamo che sarà un successo per tutti, non per noi come persone, manager o gestore dell'azienda, ma per tutto l'ecosistema del mondo del trasporto container.